A 6 mesi di distanza, intanto bisogna dire che la situazione è ancora in corso, cioè l'incidente è ancora in corso, nel senso che soltanto il primo reattore da pochi giorni ha raggiunto una temperatura di sotto i 100 gradi, che è quella che si definisce un arresto freddo, che è quella la condizione normale in cui un reattore deve stare quando è fermo. Gli altri due, il 2 e 3, non sono ancora in questa condizione, quindi il sistema di raffreddamento, che ricordiamo è un sistema che loro hanno costruito all'esterno dei reattori, tirando fuori l'acqua dalle trincee e depurandola, con problemi enormi di funzionamento di questo sistema di depurazione, per evitare di continuare a mettere acqua pulita e quindi riciclando quella contaminata per il raffreddamento, ancora la situazione non è stabilizzata. Quello che si è visto è un certo problema sia legato alla contaminazione di alcune matrici alimentari, in particolare dei capi di bestiame, perché sono stati allevati mangiando paglia di riso contaminata. Noi abbiamo verificato metà dei campioni di pesce che abbiamo preso attorno all'area di Fukushima risultano contaminati da cesio in misura superiore a quella consentita dalle norme. E è una situazione nella quale diciamo così, la popolazione che dovrebbe essere evacuata, in realtà si aggira intorno ai 300.000 abitanti, di cui soltanto 80-90.000 effettivamente sono stati mandati via. La situazione è ancora in una situazione dinamica. Abbiamo visto un'analisi più dettagliata sulle ricadute di cesio e sulle stime delle emissioni che, secondo l'Agenzia di Sicurezza Nucleare giapponese, avrebbero portato appunto a circa 168 volte la bomba di Hiroshima come ricaduta di cesio dal reattore, e un'analisi che dice che soprattutto l'area più contaminata, cioè i 3 chilometri attorno alla centrale, rimarranno inabitabili per molte decadi. Ma noi ci siamo concentrati sul problema della decontaminazione delle scuole, perché questo è un tema che è già emerso mesi fa, e cioè che la ricaduta di cesio rende i giardini e le strutture attorno alle strutture scolastiche pericolose, tanto che il governo aveva alzato di 20 volte il livello massimo ammissibile di esposizione alla radiazione anche per i bambini. Ora, i bambini, come è noto, hanno una particolare vulnerabilità alle radiazioni ionizzanti, perché nella fase di crescita il metabolismo è molto più accelerato e quindi la risposta all'organismo, diciamo, i fattori di rischio che generalmente si utilizzano per gli adulti, certamente non valgono per i bambini, che sono di gran lunga più esposti. E questo aveva già generato questa primavera delle proteste dei genitori. Noi ci siamo concentrati nel vedere quali sono i livelli di esposizione attorno alle scuole. Abbiamo visto che ci sono livelli fino a 70 volte superiori alla norma, con valori tipici dell'ordine di 15-20 volte superiori alla norma, fino a 60 km dall'impianto, fino a dove siamo riusciti ad andare. Noi abbiamo in questo momento una squadra di radioprotezione che sta continuando a fare operazioni di monitoraggio. Abbiamo fatto sulle matrici alimentari, in particolare sui pesci, qualche settimana fa ad agosto, e adesso, proprio l'altro giorno, abbiamo rilasciato un comunicato che riguarda invece la contaminazione delle scuole. Però il governo ha detto che, secondo loro, invece la situazione è sufficientemente sicura, e quindi non hanno accettato di rinviare la data di inizio della scuola per quelle scuole che risultano ancora contaminate. Ma guardi, no, io non credo che abbiamo grandi importazioni dal Giappone. Naturalmente si tratta di poche, io credo che le quantità siano molto basse. I problemi non sono i nostri, i problemi, diciamo, di sicurezza dell'incidente sono soprattutto in Giappone, diciamo nelle prefetture attorno a Fukushima. Diciamo che le prefetture coinvolte più direttamente sono 6. E quindi sono quelle che hanno un problema. Poi dobbiamo ricordare poi in particolare che il Giappone è un paese densamente popolato con poco territorio, quindi la contaminazione di queste prefetture sicuramente crea dei problemi a medio e lungo termine, che sono rilevanti, perché già oggi hanno il problema non sanno ancora dove mettere le
diciamo così, la quota di ceneri che risultano dalla decontaminazione di alcune aree e dovranno porsi il problema di fare uno stoccaggio temporaneo di tutta quella materiale di risulta che verrà fuori dalle operazioni di decontaminazione che cominceranno a fare. Quindi io direi che il problema è essenzialmente giapponese, non è nostro, ed è un problema che sta risultando abbastanza rilevante. In alcune aree ci sono contaminazioni che sono ben superiori a quelle che portarono all'evacuazione definitiva a Chernobyl, e grosso modo oggi la stima è che le emissioni in atmosfera siano equivalenti a circa un sesto di quelle che sono state messe a Chernobyl. Però ricordiamo, l'incidente, tra virgolette, è ancora in corso, nel senso che non si è ancora arrivati a una situazione, diciamo, stabile, anche se i rischi di ulteriori esplosioni sono abbastanza stati ridotti, ma sappiamo che operazioni di iniezione di azoto sono continuate nei tre reattori, e da poco, solo da poco, l'agenzia di sicurezza ha reso noto il fatto che l'esplosione al reattore numero 4 non è legata alla piscina del combustibile, ma a delle perdite che sono arrivate dal reattore numero 3. Quindi l'idrogeno, diciamo, la produzione di idrogeno c'è stata, è stata, diciamo, non ha coinvolto direttamente il reattore numero 3, ma il reattore numero 4 che è esploso ed era una delle stranezze, perché il reattore numero 4 è vuoto, avendo avuto già il combustibile scaricato precedentemente al terremoto.